Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti dal vostro Gio. Finalmente ho potuto leggere e studiare in maniera più concreta i personaggi, tutti quelli che abbiamo al momento a disposizione su Honkai Star Rail, e quindi voglio effettivamente iniziare a produrre del materiale partendo da una cosa che probabilmente tutti quanti si staranno chiedendo, ovvero: Gio, ma quali personaggi mi conviene aumentare come livello e come tutto, diciamo, in generale, se sto giocando free to play o comunque ho intenzione di intraprendere questa strada da free to play e quindi giocare molto leggermente? Il video che appunto tratteremo oggi sarà quello riguardante i 4 stelle, i miei top 5 4 stelle da uppare, quindi da livellare e da maxare in generale all'interno del gioco per avere un'esperienza di vita semplice, o comunque semplificarsi il più possibile l'esperienza di gioco su Honkai Star Rail. È stata una scelta un po' particolare in realtà, perché alcuni personaggi non li avrei inseriti se non in condizioni particolari, come ad esempio la quinta posizione che andremo a trattare oggi, che può essere un personaggio utile da free to play e soprattutto all'inizio del gioco, ma non so effettivamente quanto tempo possa resistere nel momento in cui uscirà subito dopo un personaggio della stessa tipologia o comunque dello stesso elemento, che probabilmente lo andrà ad outclassare nel giro di poco. Per cui direi appunto di iniziare e non perdere ulteriore tempo. Partiamo con il quinto personaggio. Il quinto personaggio in questo caso per me è Dan Heng. Dan Heng in questo caso è, come detto prima, un po' raccomandato, nel senso che, essendo praticamente uno degli unici personaggi vento presenti all'interno del gioco, che in teoria al momento sono soltanto tre, quindi non abbiamo comunque una grossa possibilità di interazione con altri personaggi vento, di cui uno è Bronia e quindi è un 5 stelle che può uscire all'inizio o può uscire chissà quando, e poi l'altro personaggio è Sampo, che non consiglierei assolutamente per tanti e tanti motivi, sia per quanto riguarda strutturali del kit, ma anche per quanto riguarda il personaggio, che trovo estremamente odioso e antipatico. Ovviamente faccio qualche battuta, sto scherzando, qui stiamo valutando il personaggio per quello che è in grado di fare e non simpatie e antipatie. Per quanto riguarda Dan Heng, appunto, come stavo dicendo prima, essendo praticamente l'unico personaggio vento free to play in grado di poter soddisfare le nostre richieste, è obbligatorio inserito praticamente all'interno della nostra top. C'è da dire che comunque è un personaggio che ha la sua meccanica e che permette comunque di sfruttare le sue abilità, in quanto Dan Heng è praticamente un DPS single target fondamentalmente, con appunto elemento vento. Che cosa permette di fare la sua skill? La sua skill praticamente permette di fare un danno singolo a un singolo personaggio e ha la possibilità di aumentare la propria velocità del 15% per due turni se riesce a crittare facendo appunto l'attacco. La sua invece ulti ci consente di effettuare anch'essa un danno single target, e ovviamente se praticamente abbiamo il nostro avversario rallentato in un modo o nell'altro, quindi debuffato in velocità, i nostri danni sono aumentati. Il suo talento ci permette invece di essere praticamente più penetrante dal punto di vista dei danni, quindi anche penetrazione vento, quindi dei danni appunto specifici di elemento vento, quando è il bersaglio in questo caso di una skill alleata. Quindi se noi lo targettiamo per una cura, per uno scudo, per tutto quello che è, lui avrà il suo prossimo attacco sarà appunto più perforante dal punto di vista di danni vento. Per quanto riguarda invece la sua tecnica, ovvero l'abilità che può utilizzare al di fuori del field combat, permette di aumentare il proprio attacco del 40% per 3 turni.
Quindi, diciamo, una sorta di manforte che sicuramente schifo non fa. Per quanto invece riguarda le sue passive, sì, ho i foglietti di carta davanti. Se sentite il rumore, sono i foglietti di carta dove ho scritto tutto. Praticamente, che cosa dobbiamo sottolineare? Dobbiamo sottolineare che gli attacchi di base praticamente hanno il 40% di danno in più se attacchiamo dei nemici rallentati. Quindi, non è assolutamente male come cosa. Quando attacca un avversario ha praticamente il 50% di probabilità di rallentarlo del 20% per 2 turni, quindi infliggere una speed down, e poi successivamente riduce le probabilità di essere targettato o comunque di essere colpito da attacchi nemici se i suoi HP sono di sotto del 50%. Quindi anche lui ha comunque questa specie di sottopassiva evasione che gli consente comunque di essere un po' più presente all'interno del gioco, di non crepare. A meno che il nostro avversario faccia tutti attacchi AOE e quindi ci permetta appunto di eliminare il nostro personaggio, ma così come ci permette anche di wipeare praticamente tutto il team intero. Ho letto anche le costellazioni per quanto riguarda questo tipo di personaggio. Infatti, la mia sarà comunque una top dove vi andrò anche a spiegare il perché questo personaggio appunto meriterebbe di essere appunto maxato. E in questo caso parliamo anche di costellazioni, dove per l'appunto abbiamo la prima costellazione che se gli HP del nostro avversario sono al di sopra del 50%, aumentiamo il nostro crit rate del 15%. Quindi danni aumentati di base più crit rate aumentato, abbiamo la possibilità anche di fare più danni critici e aumentare di conseguenza il danno di base. La sua seconda costellazione invece attiva praticamente la sua passiva ogni attacco invece che due, quindi è molto più comoda questa cosa e lo rende sicuramente più veloce. E poi ci sono la 4 e la 6, che praticamente nella 4, nel momento in cui lui riesca ad uccidere un nemico tramite la sua ultimate, riesce praticamente a prendere un turno gratis. E invece la C6 abbiamo la possibilità di rallentare del 25% il nostro avversario anziché del 15% con la sua skill, e quindi abbiamo praticamente questo 10% di rallentamento in più, che sicuramente fa molto comodo. E come quindi detto prima, Danheng è praticamente un personaggio 4 stelle free to play, praticamente perché ci viene regalato subito all'inizio del gioco, che ovviamente va inserito all'interno di questa top, ma viene tranquillamente già sostituito da Bronya qualora voi siete stati così fortunati da ottenere il personaggio di Bronya, che appunto per esteso è uno dei miei due personaggi preferiti da avere all'inizio del gioco. Andiamo avanti invece parlando del quarto personaggio in questo caso, che è per l'appunto Asta. Asta è un personaggio che in realtà un pochettino mi contrasta. Ecco, proprio per fare la rima, no? Asta mi contrasta. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è un personaggio che comunque, per quanto riguarda la funzionalità del suo kit, pretende di fare determinate cose, che adesso andremo a vedere, ma per quanto riguarda invece la utilità che si può sfruttare del personaggio di Asta, si può utilizzare in modo alternativo. E quindi è un personaggio che un pochettino mi combatte dentro, perché da un lato la consiglierei per tanti e tanti motivi, per un altro lato invece magari direi di no per privilegiare magari qualcun altro. Ma per quanto riguarda il suo ruolo, che comunque in questo caso stiamo parlando di un ruolo di buffer e di breaker fondamentalmente, perché non so come poterla definire in altro modo, dobbiamo ovviamente inserirla. Il difetto, uno dei difetti che comunque si può attribuire a questo personaggio è che è di elemento fuoco. Per quanto riguarda gli elementi, io sono abbastanza selettivo, cerco comunque di consigliare sempre un team variopinto, quindi di avere almeno un elemento per ogni, diciamo, un personaggio per ogni elemento all'interno del proprio team, almeno in queste fasi iniziali del gioco, e poi successivamente, andando più avanti, sicuramente questa necessità si andrà a sottigliare fino addirittura poi sicuramente arrivare a giocare anche team mono elementali in alcune situazioni. Però al momento, soprattutto nelle fasi iniziali di gioco, dove è necessario comunque ottimizzare al meglio i danni, i break e tutto quello che è possibile fare, avere comunque un personaggio di ogni elemento è comunque un consiglio che do a prescindere.
Ma parliamo di Asta, perché Asta comunque va in quarta posizione. Asta va in quarta posizione proprio per la sua complessità del kit e anche per la sua efficacia all'interno del campo di battaglia. Per quanto riguarda le informazioni che vi posso dare in generale del personaggio, sono che il suo elemento è ovviamente il fuoco, la sua skill praticamente sono 5 attacchi che vengono effettuati su single target, dove il primo viene scelto dal giocatore. Infatti si avrà la possibilità di mirare il nostro avversario all'inizio, ma tutti gli altri attacchi verranno distribuiti randomicamente. Questo è un attacco che scala comunque sul suo attacco, quindi la main stats in questo caso è l'attacco, ed è appunto anche la chiave di volta che spiega il kit di Asta, proprio perché Asta, come andremo a vedere dai suoi talenti, avrà la possibilità e deve necessariamente attaccare avversari diversi. Per quanto riguarda invece la ulti, che è probabilmente il pezzo più forte del kit di Asta, abbiamo la possibilità di aumentare la velocità di tutti gli alleati per 2 turni, con una percentuale che varia dal 36 al 54%, ovviamente inteso al, diciamo, livello di base, quindi livello 1 36%, mentre invece livello massimo, che sarà appunto il livello massimo della sua ulti, il 54%. Ha un costo di energia di 130 e quindi ci permette di aumentare la speed del nostro party intero. Per quanto riguarda invece il talento, è la cosa che appunto vi stavo spiegando prima, che è anche la motivazione principale che mi scatena questa sorta di contrasto che ho all'interno di me stesso parlando di Asta. Perché il talento di questo personaggio, che cosa ci consente di fare? Ci consente di caricare degli stack man mano che noi ovviamente giochiamo, dove dobbiamo colpire necessariamente avversari diversi. Quindi ogni turno che noi utilizziamo Asta dobbiamo necessariamente attaccare avversari diversi. Carichiamo praticamente questi stack una alla volta, ovviamente, ma ne carichiamo 2 se il nostro avversario è debole al fuoco. Quindi uno stack di base, 2 stack se il nostro avversario è debole al fuoco. Il massimo numero di stack che si possono ottenere sono 5 in questo caso, e ogni stack aumenta l'attacco a tutti del 7%. E a partire dal secondo turno lei praticamente perde 3 stack alla volta. Quindi capite quanto sia fondamentale per un personaggio come Asta attaccare nemici diversi e soprattutto aumentare stack per aumentare anche la potenza del party. Ma dato che stiamo parlando di un personaggio che può essere utilizzato anche come shield breaker a causa appunto della sua skill che attacca 5 volte soprattutto sui single target e una manna dal cielo, io purtroppo rimango combattuto su questo personaggio. La cosa che la porta in quarta posizione è senza ombra di dubbio la sua ulti, che aumenta la speed, e la speed è una statistica fondamentale presente all'interno di questo gioco, ma in generale dei giochi di ruolo, dove appunto si vuole manipolare la turnazione o si vuole in un qualche modo anche facilitare le proprie turnazioni in generale. La tecnica invece che si può utilizzare al di fuori del battlefield di Asta permette di attaccare il nemico fuori dalla battaglia e fare un danno di tipo fuoco a tutti quanti gli avversari. Questo attacco scalerà con il 50% dell'attacco totale di Asta, quindi un danno comunque considerevole che però ci consente di entrare avvantaggiati all'interno del gioco. Per quanto riguarda invece le passive che abbiamo a disposizione di questo personaggio, abbiamo Asta, che praticamente è una sorta di buffer di elemento fuoco, perché quando la utilizziamo in campo e quindi quando la mettiamo in campo avrà la possibilità di aumentare il danno fuoco di tutti gli alleati dell'8%. Poi abbiamo l'80% di mettere uno status burn, quindi un dot praticamente di elemento fuoco con il suo attacco di base per 3 turni. E questa comunque è anche una comodità se si gioca con un team dot based, con purtroppo Sampo anche al suo fianco, ma questo è un altro discorso. E poi abbiamo la possibilità di aumentare la difesa di Asta del 6% per ogni stack che riesce a recuperare con il talento di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi diciamo che effettivamente il personaggio di Asta è buono per quanto riguarda appunto il supporto che riesce a dare al party, ma soprattutto, ripeto, la sua
diciamo, efficace principale è breccare gli scudi dei nostri avversari grazie alla sua skill. Solo che sui single target io personalmente non consiglierei mai di utilizzare Asta, a meno che vi serva qualcuno che effettivamente vi aiuti con il break dello shield e vi dia un vantaggio strategico all'interno del campo. Per quanto riguarda le sue costellazioni, dobbiamo dire che la prima ci consente di aumentare gli attacchi di Asta da 5, vengono invece portati a 6, quindi 6 attacchi con la sua skill. La costellazione 2 invece ci permette di conservare tutti i nostri stack dopo aver utilizzato la ulti per il turno successivo, quindi questo è molto molto comodo in realtà. La 4, che invece se abbiamo più di 2 stack abbiamo la possibilità di avere un energy rate aumentato del 15%, e la numero 6 invece, che è probabilmente quella migliore, ovvero far perdere uno stack in meno ad Asta dopo ogni turno, quindi avere comunque la possibilità di preservare gli stack è comunque un grandissimo vantaggio per il personaggio. Andiamo avanti invece con il protagonista. Il protagonista, a differenza di tanti altri giochi, è un personaggio che al momento, secondo me, è validissimo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista fuoco. Dal punto di vista fisico e punto di vista fuoco ovviamente dipende dai vostri personaggi e soprattutto dipende da quelli che avete pullato fino a questo momento, come utilizzare al meglio il protagonista. Perché utilizzato ovviamente come tipologia fisica lo andremo ad utilizzare come DPS, mentre invece come elemento fuoco lo andremo ad utilizzare come tank. Quindi in base al team e ai personaggi che abbiamo deciso di avere all'interno del party possiamo scegliere come utilizzare al meglio il protagonista. Il protagonista in questo caso è ovviamente facile da costellare, perché le costellazioni saranno possibili, saranno anzi facili da ottenere all'interno del progredimento della storia e degli shop che ci sono all'interno dei vari mondi, ma ciò che dobbiamo sottolineare è fondamentalmente come vogliamo giocare il nostro protagonista. Se lo volete giocare come DPS, quindi averlo come personaggio fisico all'interno del vostro party, vi praticamente aiuterà a dissipare ogni dubbio, anche perché i personaggi fisici che possono effettivamente fare danni sono pochi, anche perché Clara viene considerata Destruction, ma per me Clara comunque non è un DPS, la reputerei più un pseudo tank, forse con meccaniche di counter. E poi ci sarebbe su Shang, che però purtroppo non ho avuto modo di provare al 100%, però se devo essere onesto preferisco io appunto, anche per una questione di costellazioni, il protagonista anziché su Shang come DPS fisico. Mentre invece per quanto riguarda il fuoco, se avete altri tank evitate di utilizzare il personaggio come tank, altrimenti potrebbe essere un'ottima soluzione per tutti coloro che non hanno un tank all'interno del party e quindi possono sfruttare il protagonista. E per quanto riguarda invece il suo kit, sarebbe forse un po' troppo lungo per, diciamo, dato che già abbiamo registrato parecchio, soffermarsi sul suo kit sarebbe abbastanza pesante, quindi magari sul protagonista ne parlerò in un altro video e cercherò comunque di darvi appunto tutte le informazioni più necessarie, anche perché appunto potendovelo maxare praticamente da soli sicuramente avrete modo anche di studiarvelo nella maniera corretta. Quindi terzo posto assicurato dal protagonista, che può essere utilizzato, ripeto, come DPS fisico o come tank, in questo caso fuoco. E andiamo invece al secondo personaggio che è Natasha. Ovviamente Natasha, essendo praticamente l'unica healer free to play presente all'interno del gioco, è necessaria praticamente da avere quasi per forza, dato che Bailu è la seconda curatrice ma è un 5 stelle, quindi più difficile da ottenere. Natasha è free to play, ve la regalano e poi è possibile da ottenere anche a costellazione sul banner di Zila, proprio perché è in rate up in quel banner. Per quanto riguarda Natasha, che cosa dobbiamo dire? Che Natasha è ovviamente schierata in quella che può essere definita appunto come curatrice, quindi healer, però con tipologia di attacchi fisici.
quindi è possibile da utilizzare anche per attacchi fisici. Per quanto riguarda il suo kit, che cosa dobbiamo dire? Che la sua skill cura un alleato e dà rigenerazione per due turni, con percentuali di HP recuperati che scalano con gli HP di Natasha. Quindi bisogna appunto poi aumentare gli HP di Natasha per aumentare anche il regen effettuato dalla, diciamo, dalla skill del personaggio. La ulti invece cura tutti quanti gli alleati, e la cura dipende anche in questo caso dagli HP di Natasha, quindi fondamentale già aumentare gli HP di Natasha, e costa 80 di energia, quindi non è neanche una ulti che costa tanto. Il talento invece ci permette di curare i nostri alleati che hanno meno del 30% di HP, permettiamo di crescere il bonus di energia curata quando appunto il nostro avversario si trova al di sotto del 30%. La tecnica invece ci consente di attaccare e rompere tutti gli scudi fisici presenti nei nostri avversari, più permettere di effettuare un danno dell'80% che si basa sul suo attacco ad un nemico randomico, più in generale a tutti quanti i nemici che hanno appunto rotto, hanno subito appunto la rottura dello shield del suo attacco, hanno anche il debuff di fare meno 30% di danno per un turno. Quindi non solo rompiamo gli scudi, debuffiamo, ma facciamo anche del danno, quindi direi abbastanza interessante. Per quanto riguarda invece le passive, ci sono delle passive molto interessanti che andremo a sbloccare successivamente con la nostra Natasha, ovvero la capacità di poter curare aumentato del 10%, l'aumento della durata della rigenerazione della sua skill che passa da 2 turni a 3 turni, e poi anche la rimozione di un debuff ogni qualvolta il nostro alleato è curato da una sua skill. Quindi tanta bella roba le passive di Natasha. Le costellazioni invece abbiamo che la prima, che è assolutamente fighissima, se gli HP di Natasha scendono al di sotto del 30%, il nostro personaggio curerà se stessa in automatico del 20% del valore dei suoi HP massimi, una volta sola per battaglia. Quindi è come se fosse una sorta di last stand, per chi conosce magari la meccanica di Final Fantasy, che le consente appunto di, non dico sopravvivere, perché se viene shottata viene shottata, ma se viene portata appunto al di sotto di questi HP prende comunque una cura che ci consente di magari curare poi successivamente in maniera definitiva il nostro personaggio. La costellazione 2 invece, ogni qualvolta si usa l'ultimate, abbiamo un healing aggiuntivo per tutti quanti i PG che stanno al di sotto del 30% di HP, e all'inizio di ogni loro turno abbiamo un 10% di recupero HP che scala però con il valore del PG stesso, quindi scala con il valore praticamente di quel PG, quindi ci sta. Mentre invece la cura di base viene scalata con gli HP di Natale. La costellazione 4 invece ci consente di avere un 5 di energia recuperata ogni qualvolta viene attaccata da un avversario, e poi la costellazione 6 invece abbiamo l'attacco base di Natasha che viene aumentato del 40% e quindi avere la possibilità di fare del danno in più. Quindi 40% di danno in più, e vi ricordo inoltre che l'attacco scala con gli HP di Natasha, quindi più danno, più HP abbiamo e più il, diciamo, risulta essere potente. Quindi veramente tanta bella roba. Infine andiamo ad analizzare, o comunque a parlare fondamentalmente, del personaggio in cima a questa classifica, che è senza ombra di dubbio Tingyun, che ho avuto modo di provare in altri due profili che ho rerollato un tempo fa, ma che sul mio main che ho adesso non ce l'ho, ovviamente. Tingyun perché è un personaggio assolutamente da avere e da maxare? Perché stiamo parlando di un energy buffer, se vogliamo definirla, o per meglio dire come viene definita dal gioco, un energy buffer. Che cosa vuol dire energy buffer? Significa che questo personaggio consente di aumentare l'energia dei nostri personaggi per sfruttare al meglio le loro ultimate, e quindi è già capite benissimo che con alcuni personaggi va a sinergizzare, che è una meraviglia, come Clara ad esempio, o come Jeopard, o come tutti quei personaggi che avendo una ulti un po' più lenta hanno la possibilità di velocizzare il tutto e quindi dare un'accelerata al loro kit.
Per quanto riguarda Team Yun, che cosa dobbiamo dire? Innanzitutto è di un elemento molto raro, ovvero il tuono, dato che come personaggio tuono abbiamo soltanto Serval, che è stata regalata durante il periodo di prelancio all'interno del gioco, e come danni tuono siamo un po' carenti all'interno del gioco. La sua skill, che cosa ci consente di fare? Ci permette di aumentare l'attacco del nostro alleato del 25% a livello 1 e 62% addirittura a livello massimo, fino ad un massimale del 15% o 30% in questo caso dell'attacco di Ting Yun. Quindi dobbiamo comunque mantenerci sul massimale, che è praticamente un cap che giustamente viene messo dal gioco, perché altrimenti sarebbe a dir poco troppo forte. E inoltre riesce a dare anche una sorta di benedizione, che viene chiamata dal gioco Bless, dove praticamente il nostro alleato blessato dal personaggio di Ting Yun effettua un danno fixed, quindi un danno fisso di tipo elettrico, pari al 20 o 50% se stiamo parlando della stats massima, praticamente per 3 turni del nostro alleato. Quindi abbastanza interessante. Poi successivamente abbiamo la sua ulti, che è il pezzo forte del kit, che ci consente appunto di recuperare 50 di energia ad un alleato, e aumenta poi successivamente i suoi danni del 20 o dell'80% se ovviamente la skill è al massimo, per 3 turni. Il diciamo problema principale comunque di Ting Yun è che la sua ulti costa 125 di energy, quindi già stiamo parlando comunque di una cifra abbastanza elevata. Successivamente, per quanto riguarda il talento, quando abbiamo la possibilità di attaccare un nemico, Ting Yun farà un danno extra pari al 30% o 75% con skill maxata dell'attacco del personaggio che ha ricevuto il suo blessing. Quindi se noi diamo il blessing appunto a un DPS, in questo caso, quando noi attaccheremo effettueremo anche un danno extra in base al personaggio che abbiamo blessato. E poi la tecnica, che è molto 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 figa in realtà, permette di recuperare 50 di energia a se stessa prima della battaglia, o comunque prima di, cioè utilizzando la tecnica lei recupera 50 di energia, quindi possiamo cominciare la battaglia con praticamente metà barra della sua ulti carica. Le passive importanti da sottolineare di Ting Yun sono che l'attacco di base fa 40% di danni in più, quando sbloccheremo ovviamente la passiva, rigenerazione di 5 energia all'inizio di ogni suo turno, e successivamente la sua skill, quando si utilizza la sua skill, abbiamo il 40% di speed in più del personaggio per un turno. Le costellazioni invece, abbiamo la prima costellazione, in cui l'alleato che riceve il bless, in questo caso di Ting Yun, guadagna un 20% di speed in generale se effettua la ulti, quindi dopo aver effettuato la ulti guadagna 20% di speed in più. La C2 invece consente all'alleato che riceve il bless di rigenerare 10 punti energia quando elimina un nemico. La C4 invece moltiplica il danno del bless aumentato del 20%, cioè è il moltiplicatore in questo caso del bless viene aumentato del 20%, quindi che cosa vuol dire? Che se noi all'inizio abbiamo il 20% di base avremo il 40% e così via. E quindi andremo avanti di questo passo. E poi invece la ultima costellazione, abbiamo praticamente la sua ulti, che anziché rigenerare 50 punti ne rigenera 60 punti energia, quindi direi assolutamente tanta bella robetta. Questi, almeno secondo tutto quello che ho potuto guardare in questo momento all'interno del gioco, sono i miei consigli sui personaggi che ovviamente vi consiglio di uppare come 4 stelle o free to play, per facilitarvi un pochettino diciamo l'andamento del gioco,
per tanti e tanti motivi, ovviamente, ma quelli che vi ho elencato tramite talenti e tramite costellazioni credo che siano già sufficienti. Detto ciò, spero che questo video possa esservi stato utile. Se ci sono dei dubbi o delle domande, potete tranquillamente scrivere sotto nei commenti. Io ringrazio ovviamente la vostra disponibilità nel aver guardato, se ci siete riusciti, un bel mappazzone di 30 minuti. E detto ciò, io vi aspetto come sempre con un prossimo appuntamento. Bye bye!